Raccoglie le sfide di uomini coraggiosi e temerari che affrontano imprese ritenute impossibili. Negli ultimi anni lo sci fuoripista sta offrendo sempre più occasioni per misurarsi in azioni avventurose e divertenti, ma può essere anche molto pericoloso se non si ha esperienza e conoscenza dell'ambiente montano. Anche se poco regolamentato, il freeride è un'attività che deve seguire alcune importanti regole per la sicurezza. Per sensibilizzare la popolazione sul pericolo valanghe e sulla responsabilità dell'autoprotezione, esperti di ARPA Piemonte e guide alpine locali sono andati a vedere com'è la situazione sulle nostre montagne, cercando di fare un identikit del freerider piemontese. Lei è fuoripista? Sì. Abitualmente quante volte? Fino all'anno scorso almeno una trentina di volte. Quando vai fuoripista vai da solo, vai in compagnia? Di solito in compagnia. Di quante persone più o meno? 3-4 massimo. Usually when you go free riding you look at the avalanche bulletin or not? No, I don't. You don't? E del bollettino cosa guardi? Il grado di pericolo? Principalmente leggi attentamente? Non più che tanto attentamente, perché poi decido io se ritengo che sia pericoloso oppure no, indipendentemente dal grado. E se avete l'attrezzatura di autosoccorso? No. No. All'attrezzatura di autosoccorso quando fa fuoripista? Sì, certo. Arpa, pala, sonda? Lo sciatore fuoripista è prevalentemente di sesso maschile, con un incremento della percentuale femminile nel comprensorio di Alagna che arriva al 21% per la presenza di famiglie di turisti impegnate in settimane bianche. La percentuale più alta del campione di intervistati ha un'età compresa tra i 35 e i 50 anni tra gli sciatori di Alagna e maggiore di 50 tra quelli di Prali. Inoltre la provenienza è per metà straniera al Passo dei Salati e interamente italiana a Prali. Proprio per la sua vocazione turistica, Alagna è meta di sciatori provenienti dal resto d'Europa, soprattutto dai paesi scandinavi. Circa la metà degli stranieri incontrati sulle piste aveva programmato la vacanza. Gli altri invece avevano deciso all'ultimo momento in base alle condizioni meteo e della neve. La frequenza della pratica del freeride è tanto occasionale quanto frequente in tutte e due le località. Lo fai in compagnia, da sola? O sempre esclusivamente in compagnia. E da chi ti fai accompagnare? Da amici o da esperti, guide, maestri di sci? Da esperti. Quando vado a fare delle gite un po' più pericolose sono accompagnata da persone sicuramente più esperte di me. Ensemble. Vous avez fait des cours de haute piste ou pas? Des cours? Oui. Oui, ouais. Avec des guides, des moniteurs. Oui. And when are you going freeriding? Are you going with your friends or with somebody friends, else? Friends, usually friends, yeah. With a group of how many people? 5 or 6. Okay. In genere lo fai con qualcuno? Sì, sempre con qualcuno. In quanti tendenzialmente? 3, 4. In compagnia o da solo? Compagnia. Più o meno un gruppetto di? 3-4. Nella maggior parte dei casi, circa l'80%, il fuoripista si pratica in compagnia. A Prali i freerider solitari sono più numerosi perché sono spesso persone del posto e della valle. In pochi scelgono la compagnia di esperti, maestri di sci o guide alpine. Gli stranieri sono più propensi degli italiani a farsi accompagnare. La maggior parte dei freerider ha alle spalle un'esperienza pluriennale dello sci fuoripista e conosce il posto in cui si muove. Tra gli italiani, infatti, in molti conoscono bene la località in cui praticano fuoripista e sono pochi quelli che frequentano il posto per la prima volta. Being at this place or is your first time? First time here. First time. Per l'alta affluenza di turisti, nella stazione di Alagna è più frequente trovare chi pratica il fuoripista anche se frequenta il posto per la prima volta.
Il luogo in cui praticare freeride viene scelto in base al meteo e al grado di pericolo valanghe. Questo trend è confermato a Prali, ma nelle località in cui l'utenza è più eterogenea, le modalità di scelta cambiano. Sono più diversificate e vanno dalle informazioni ottenute da amici alle impressioni personali o la pratica dello sci a bordo pista. Sono soprattutto le recensioni web e molto meno i social ad indirizzare la scelta della località, sia per gli italiani sia per gli stranieri. Quindi cosa cerchi? La neve fresca? Sì, la neve vergine. E di solito sei molto più sicuro in fuori pista perché comunque l'atterraggio è più morbido. Magari le piste in mezzo agli alberi, un percorso poco battuto. La cosa che vogliono tutti gli sciatori quando vanno fuori pista, trovare la pista che dove ci vai solo te. La neve vergine, okay. Ecco. Neve fresca. Sì. La neve fresca. I salti, nei pendii e pendenze. Le condizioni della neve guidano i criteri di scelta della località. A seguire il meteo e la sensazione di sicurezza che evoca il luogo. Più della metà degli sciatori fuori pista possiede l'attrezzatura di autosoccorso. Ad Alagna i risultati più incoraggianti, con una percentuale del 75%. In molti sono dotati del set completo di ARVA, l'apparecchio di ricerca travolti in valanga, pala e sonda. L'ARVA è il dispositivo più usato in entrambe le stazioni. Un buon numero di stranieri indossa anche l'ABS, l'airbag da valanga. Un corso specifico o esercitazioni regolari rendono il campione di sciatori fuori pista un gruppo abbastanza preparato all'utilizzo dell'attrezzatura. Ma per fortuna solo una percentuale bassa, circa il 13%, ha dovuto usarla in casi reali. Quando porti con te l'attrezzatura, con la presa, la porti con te, qual è la sensazione che ti dà averla? In realtà, vabbè, sicurezza, perché devo sempre ricordarmi di sicurezza alla fine. Che sensazione ti dà avere l'attrezzatura di autosoccorso? Ti senti più sicura, un'opportunità in più, osi di più oppure è uguale? Sì, oso di più, mi sento più sicura. Ha cambiato la percezione in qualche modo? Beh, è una sensazione di sicurezza, anche se poi chiaramente dipende da quello che si fa sopra. Ma tende a rischiare di più avendola? No, assolutamente. Il rischio è sempre molto considerato. Può capitare magari di rischiare un po' di più in certe occasioni perché bisogna per forza rientrare o passare da dove. Però tutto, si cerca di calcolare sempre, cioè si tiene sempre la distanza, dentro nell'altro, tante cose da prendere in considerazione. Un po' più di tranquillità. Io avevo okay, quindi si sente più sicuro. Certo. E capita di osare anche di più dentro il mondo? Sì, ti induce a fare di più, certo. Il fatto di avere con sé l'attrezzatura di autosoccorso infonde nel freerider la percezione di maggiore sicurezza, ma ad osare di più sono gli sciatori locali con il 12%. Ma dove si cercano le informazioni sulle condizioni della neve e sul meteo? In generale gli italiani sono abbastanza informati, ma gli stranieri hanno più difficoltà a trovare le informazioni utili perché i bollettini non sono scritti in inglese. Si presta molta attenzione al grado di pericolo e solo per una buona parte degli italiani la lettura del bollettino è completa in ogni sua parte. Per il meteo l'attenzione è grande, con una percentuale maggiore tra gli italiani, che arriva al 94%. Anche questi bollettini, però, sono solo in italiano. La differenza nella presenza di turisti stranieri tra le due località suggerisce molte potenzialità per l'economia montana. Dove sono messi in atto interventi di promozione mirata, si riscontra un incremento del turismo straniero. E allora, qual è l'identikit dello sciatore fuori pista che emerge da questa prima indagine? Uomo, di età superiore ai 35 anni, pratica questa attività in compagnia, più frequentemente in una località che conosce bene e che lo fa sentire quindi più sicuro. Per questo tipo di sciatore contano soprattutto le condizioni della neve. È uno sciatore attrezzato per l'autosoccorso e ha seguito un corso specifico per il suo corretto utilizzo. Legge il bollettino valanghe con attenzione e conosce le condizioni meteo. I dati raccolti mostrano una preparazione più elevata delle attese e suggeriscono azioni per aumentare la prevenzione degli incidenti da valanga, come l'accessibilità ai dati, il bilinguismo, la diffusione dell'informazione sul pericolo valanghe nei comprensori sciistici e occasioni e stimoli per esercitazioni sul campo.